Eu conto a história de Milena na periferia de Salvador, Bahia, não, escusatemi, nella comunità della Rocinha, Rio de Janeiro. E Milena qui fa un volo, no? E praticamente a Stefania, che è una italiana, a quale io ringrazio nel personaggio di Milena, a ogni mamma che hanno fatto tantissimo per me, che mi hanno portato nella scuola, che mi hanno inserito nel mercato letterario culturale, che mi hanno dato, cioè, ascolto, no? Che mi hanno aiutato proprio a crescere. E nel personaggio di Milena, io, nel personaggio di Stefania, io faccio questo ringraziamento a ogni mamma di questo mondo, e a ogni mamma che piace la letteratura, e a ogni mamma che adottano anche i bambini, perché la Stefania ha adottato, aspettate un minuto, che la nostra cara Leila entra. Ecco. Aspettatemi, scusatemi. Praticamente. Stefania, eccola qua la mia principessa che vuoi salutare voi questa mattina, eccola Leila, eccola che bussava. Cioè, ecco, então Milena è stata adottata da Stefania e che cosa è successo? Milena esce dalla periferia di Rio de Janeiro. E va a vivere nella città, no? Nella Barra, che in Italia Barra significa altre cose, invece qua vuol dire un luogo. Nella fine la Stefania ha fatto crescere a Milena, ha fatto diventare una persona importante, e magari è ciò che ha fatto anche mia madrina con me a Salvador de Bahia. Mia madrina mi ha aiutato a studiare, mi ha aiutato a fare delle cose che erano importanti per la mia crescita. E sono uscita dalla periferia di Salvador per vivere in città con la mia madrina e lei mi ha aiutato a fare tutto, a studiare, come ci dice, aiutare la mia mamma, perché a volte in Brasile succede tante volte questa cosa, che quando la famiglia è troppo grande, che cosa succede? E i figli escono di casa presto per aiutare la mamma. E la stessa cosa, cioè io ho preso un pochino spunto di determinate cose della mia vita personale per inserire nella storia di Milena. Então Milena diventa qualcuno, va a vivere con Stefania, dopo si innamora, sì, si innamora con il sensuale Anthony e va a vivere nel paese della Loire, in Francia. E lì lei dovuto ricominciare da capo tutto, tutto. Una cosa è essere nel suo paese dove meno male si supera gli ostacoli e sei sempre in compagnia dei suoi cari, delle persone che ami davvero e che ti conosce. Invece nella terra straniera, che se è amica, la gente non ti conosce, entra in una determinata famiglia e lì, mamma mia, Milena davvero soffre tantissimo. Credo che è un po' la vita di tante straniere che quando lasciano il loro paese, che deve integrarsi in una terra che non è sua e che bisogna ricominciare, è sempre così, no? Passa per la solitudine, per la indifferenza, magari anche il razzismo, non lo so, tanti ostacoli. Ma Milena è stata grande, onorata la famiglia, sì, ha fatto una bella famiglia. Nonostante Anthony era così zeloso di lei che non lasciava lei fare niente, niente, la teneva stretto, è perché non aveva neanche lui la fiducia totale in questa donna che è entrata nella sua vita così del nulla, no? Ma lei ha guadagnato il suo spazio, ha fatto vedere che era una brava persona, ha superato gli ostacoli e davvero una storia che vai commuovere voi. Naturalmente sto facendo un riassunto, no? Di come è stata la vita di Milena, che non è stata facile né in Brasile né neanche in Francia, no? Che lei ha lasciato il suo paese, non è stato facile, ma la forza della donna che predomina, il desiderio di crescere predomina, come che dice, lei ha creduto nell'amore, ma soprattutto nella forza dell'interiore per superare l'ostacolo. E qui entra l'autrice Simone di Vincola con questa forza che voi conoscete bene, che io ho
Cerco di non mollare mai. Se a casa cade, io chiamo Dio, aiutami, Signore. E lui viene ao meu encontro, perché Dio è grande, Dio è buono sempre. Ecco, então questi sono i libri davvero che conquista il lettore, perché sono autentico, perché parte anche di una base reale, di una base che, come è che eu posso spiegare a voi? Che illumina, no? Che magari c'è quella cosina in più, no? Nella nostra mente che non scatta immediatamente, ma quando scatta si cammina, si conquista e vai. Usciamo proprio dalla zona di conforto, come avevo parlato anche nel mio libro Motivaci, e conquistiamo il nostro ideale. È così. Grazie, grazie, amici miei. E voi sapete, io racconto la storia di Milena nella periferia di Salvador, Bahia, no, scusatemi, nella comunità della Rocinha, Rio de Janeiro. E Milena qui fa un volo, no? E praticamente a Stefania, che è una italiana a quale io ringrazio nel personaggio di Milena, a ogni mamma che hanno fatto tantissimo per me, che mi hanno portato nelle scuole, che mi hanno inserito nel mercato letterario culturale, che mi hanno dato, cioè, ascolto, no? Che mi hanno aiutato proprio a crescere. E nel personaggio di Milena, nel personaggio di Stefania, io faccio questo ringraziamento a ogni mamma di questo mondo, e a ogni mamma che piace la letteratura, e a ogni mamma che adottano anche i bambini, perché la Stefania ha adottato, aspettate un minuto che la nostra cara Leila va a entrare. Leila. Ecco. Aspettatemi, scusatemi, praticamente. Stefania, eccola qua la mia principessa che vuoi salutare voi questa mattina, eccola Leila, eccola che bussava. Cioè, ecco, então Milena è stata adottata da Stefania, e che cosa è successo? Milena esce dalla periferia di Rio de Janeiro e va a vivere nella città, no? Nella Barra, che in Italia Barra significa altre cose, invece qua vuol dire un luogo. Nella fine, la Stefania ha fatto crescere a Milena, ha fatto diventare una persona importante, e magari è ciò che ha fatto anche mia madrina con me a Salvador di Bahia. Mia madrina mi ha aiutato a studiare, mi ha aiutato a fare delle cose che erano importanti per la mia crescita. E sono uscita dalla periferia di Salvador per vivere in città con la mia madrina, e lei mi ha aiutato a fare tutto, a studiare, come si dice, aiutare la mia mamma, perché a volte in Brasile succede tante volte questa cosa, che quando la famiglia è troppo grande, che cosa succede? E i figli escono di casa presto per aiutare la mamma. E la stessa cosa, cioè io ho preso un pochino spunto di determinate cose della mia vita personale, per inserire nella storia di Milena. Então Milena diventa qualcuno, va a vivere con Stefania, dopo si innamora, si innamora con sensuale Anthony, e va a vivere nel paese della Loira, in Francia. E lì lei ha dovuto ricominciare da capo. Tutto, tutto. Una cosa è essere nel suo paese dove, meno male, si supera gli ostacoli e sei sempre in compagnia dei suoi cari, delle persone che ami davvero e che ti conosce. Invece, nella terra straniera, che se è amica, la gente non ti conosce, entra in una determinata famiglia, e lì, mamma mia, Milena davvero ha sofferto tantissimo. Credo che è un po' la vita di tante straniere, che quando lasciano il loro paese, che deve integrarsi in una terra che non è sua, e che bisogna ricominciare, è sempre così, no? Passa per la solitudine, per la indifferenza, magari anche il razzismo, non lo so, tanto ostacoli. Ma Milena è stata grande, onorata la famiglia, sì, ha fatto una bella famiglia. E no instante, Anthony era così zeloso di lei che non lasciava lei fare niente, niente. La teneva stretto, è perché non aveva neanche lui la fiducia totale in questa donna che è entrata nella sua vita così del nulla.
no? Ma lei ha guadagnato il suo spazio, ha fatto vedere che era una brava persona, ha superato gli ostacoli e davvero una storia che va a commuovere voi. E naturalmente sto facendo un riassunto, no? Di come è stata la vita di Milena, che non è stata facile né in Brasile né neanche in Francia, no? Che lei ha lasciato il suo paese, non è stato facile, ma la forza della donna che predomina, il desiderio di crescere predomina, come che dice, lei ha creduto nell'amore, ma soprattutto nella forza do interiore per superare l'ostacolo. E qui entra l'autrice Simone di Vincola con questa forza che voi conoscete bene, che io cerco di non mollare mai. Se a casa cade, io chiamo Dio, aiutami Signore, e lui viene al mio incontro, perché Dio è grande, Dio è buono sempre. Ecco, então questi sono i libri davvero che conquista il lettore perché sono autentico, perché parte anche di una base reale, di una base che, com'è che eu posso spiegare a voi? Che illumina, no? Che magari c'è quella cosina in più, no? Nella nostra mente che non scatta immediatamente, ma quando scatta si cammina, si conquista e vai. Usciamo proprio dalla zona di conforto, come avevo parlato anche nel mio libro Motivaci, e conquistiamo il nostro ideale. È così. Grazie, grazie amici miei. E voi sapete.